Mia adorata Ella, pensare a te mi impedisce di impazzire. Mi impedisce anche di uscire da qui. Ho detto a Mark cose che era meglio evitare. Spero di non averti causato ulteriori problemi. Però credimi, sono innocente. Sento sempre la tua presenza accanto a me. Mi circonda come l'aria. L'amore è una forza fisica, come la gravità o la coesione. Tu sei costantemente con me. Sento il tuo odore sul cuscino, le mie lenzuola sui tuoi vestiti. Insaponarmi le mani è come toccare la tua schiena. Nei miei pasticci il tuo sapore. Ormai sei tutto per me. L'immagine del tuo corpo mi colpisce con tale forza, mi ha sempre colpito con tale forza che sono certo di essere nato per vederla. Il tuo viso, la tua gola, le tue labbra, i tuoi seni. Anche se non puoi rispondermi, i tuoi pensieri mi raggiungono lo stesso. Viaggiano da te a me per via telepatica e penetrano come piccoli cuori nella mia cella, fino alla mia branda. Non possono tenermi qui per sempre. Un giorno mi rilasceranno e quel giorno mi troverai alla tua porta. E staremo insieme per sempre. In ogni cosa c'è uno scopo, ed ognuno ha un suo scopo. Ebbene, il mio scopo è stare con Ella. Nessuno può cambiarlo, capisci? Né tu, né la polizia, né la corte. È un dato di fatto. Come le piante che cercano il sole, o la morte, o le tasse. La gente ha paura di dire cosa sente. Anche Ella ha paura.